Io ho visto che c'è una prima fase, quella dell'emergenza, che deve essere affrontata con grande energia. Io penso che non si possono esasperare gli animi, né si può agitare a sproposito aizzando gli stessi immigrati. Io lo dico con la massima franchezza. A me non è piaciuta la protesta, chiaramente non degli immigrati, perché gli immigrati sono stati portati dinanzi all'istituzione principale dello Stato, che è il governo, a protestare sotto. Chi pensa ancora di speculare sui bisogni della gente sbaglia completamente strada. Abbiamo veramente sì bisogno di pacificazione, ma così non si pacifica, così si divide la popolazione, così si divide l'Italia. Nessuno più crede a queste messe scene. Cerchiamo un po' tutti noi di rappresentare le istituzioni fino in fondo. Quindi gliel'ho detto senza girarci intorno. Si riferisce agli attivisti o al comune? Guardi, io non voglio personalizzare sia gli attivisti che al comune, però mi creda che gli immigrati siano andati a loro sponte direttamente a protestare dinanzi alla prefettura. Bisogna dare la possibilità a tutte le istituzioni di fare il loro lavoro fino in fondo, ognuno con le proprie competenze. Il comune si occupi dei minori, e spero che lo faccia fino in fondo. L'istituzione Stato, quindi il governo, cerchi. Penso che comunque un raccordo a livello nazionale ci sia stato con il Ministero degli Interni. Non pensiamo sempre ad agitare vessilli che obiettivamente, ripeto, ci dividono più che unirci.